Oggi andiamo in Romagna, ma sì, andiamo a fare quest'oggi i crescioni romagnoli. Ciao amici, vi sento particolarmente golosi proprio con queste clip iniziali del video. Cioè avete proprio la bava alla bocca, lo sento, ma fate bene ad averla perché questo piatto romagnolo doc che presentiamo oggi è proprio da incorniciare per la sua bontà. Crescioni o cassoni romagnoli, cassoni lo dicono più che altro nella parte bassa della Romagna e questa ricetta è proprio super autentica perché me l'ha data una sdora doc romagnola, Lalla, una mia carissima amica. Davide, ciao, questa è la mia ricetta, mi raccomando falla bene perché io dopo ti giudico. Ti giudico e voglio il risultato perfetto. Mi raccomando, ti saluto, un bacione da Lalla, dalla Romagna. Ciao ciao! Che spero di non deludere. Io comunque ho già assaggiato, infatti mi sono un po' pulito dal pomodoro. Ho qua, guardate lo straccio. La camicia non è proprio l'indumento ideale da indossare quando li mangiate, non fate come me. Grazie appunto a Lalla vi so dire tutte le dritte, da, a partire dall'impasto fino all'ultimo ripieno e vedrete che uscirà una robetta che vi farà tanta compagnia durante l'estate e non solo. Come parte questa avventura? Questa avventura parte da un impasto fatto con pochi ingredienti, quello della piadina, no? Quindi farina bianca, W00, io ho usato la 0, acqua calda perché così si scioglierà meglio lo strutto, volendo sì, lo potete fare anche l'impasto con l'olio extravergine, però la tradizione lo vorrebbe con lo strutto e appunto per questo si usa acqua calda, perché poi andrà a sciogliere lo strutto, no? Il sale che faremo sciogliere direttamente nell'acqua, cominciamo proprio ad impastare e aggiungiamo anche il lievito, mi raccomando, io uso il lievito, quello non vanigliato comunque, oppure usate il lievito per torte salate, quello istantaneo comunque, quello non di birra insomma. Oppure potreste sostituirlo con il bicarbonato, alcuni fanno così, però Lalla usa il lievito. Lei comunque tanta roba, è stata anche a MasterChef, sesta edizione se non mi sbaglio, sì, sesta. Comunque vabbè, andiamo avanti, impastiamo per circa 20 minuti e poi teniamo l'impasto da parte, impellicoliamolo magari perché altrimenti si secca la superficie e dedichiamoci ad altro, dedichiamoci ai ripieni. Ragazzi, ne facciamo 4, alcuni tradizionali, altri invece rivisitati. Vi dico solo una cosa per i ripieni, qua nel video vi do le dosi dei ripieni per farcire 4 crescioni per ogni ripieno. Se volete aumentare le dosi oppure diminuirle, se volete comunque fare dei cambiamenti, sul blog trovate un comodissimo convertitore che vi permetterà proprio di cambiare le dosi e le quantità dei ripieni, così almeno siete più facilitati. Invece per quanto riguarda l'impasto, con queste dosi formerete all'incirca 10-12 crescioni. Il primo ripieno è quello più classico, alle erbe. Anzi, alle erbette, facciamo un pochino più, alle erbette. Erbe selvatiche, erbe comuni, potrete usare gli spinaci, potrete usare delle coste, delle bietoline. Se volete puntare sulla parte, io ad esempio, vabbè, allora vi dico cosa ho fatto. Sono andato nell'orto stamattina e ho raccolto gli spinaci. Ripeto, potete usare anche solo spinaci. Ovvio che più arricchite, no, il composto di erbe, meglio è. Io sono andato in un prato, ho trovato degli spinaci selvatici anche. Ho trovato il silene, che è appunto quest'erba, lo riconoscete proprio dal fiore. Ho aggiunto anche del tarassaco, poca roba è di tarassaco perché adesso risulta anche amarognolo visto che è piuttosto grande, però visto che è cotto lo potete usare comunque. Quindi ovviamente le erbe cosa dovremmo fare? Le laviamo un po', poi le sbollentiamo per circa 2 minuti in acqua, le scoliamo, le raffreddiamo sotto un getto di acqua fredda e le facciamo rosolare con un soffritto abbastanza ricco, perché la tradizione, poi potete anche evitare, vorrebbe un pochino di pancetta tagliata a cubetti. Non ne ho messa tanta perché io non voglio poi che le erbe perdano il loro sapore autentico. La facciamo un po' rosolare, aggiungo poi un goccino di olio e uno spicchio d'aglio tagliato a metà, senza l'anima, che risulta più digeribile almeno, e poi aggiungiamo le nostre erbette, un po' di sale, un po' di pepe, facciamole saltare quei 2-3 minuti e sono pronte. Questo è proprio il primo ripieno. Il secondo ripieno invece lo facciamo con il pomodoro e la mozzarella, un classico però sempre molto buono e soprattutto molto estivo. Aglio, olio in una padella, aggiungiamo la passata di pomodoro, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero per togliere l'acidità, lo facciamo stringere molto bene, lo vedrete quando è pronto perché non farà più le bolle di sugo, cioè praticamente sarà talmente denso che non farà più, non scoppietterà più. Lasciamolo raffreddare, tagliamo la mozzarella a striscioline e questo sarà l'altro nostro ripieno. Poi arriviamo all'altro ripieno, una bomba, melanzane tagliate a cubetti che facciamo rosolare in una padella con olio, aglio e rosmarino.
romano, pensate, ci sta tantissimo, poi fa molto Romagna, sale e pepe, e facciamo andare insomma con un goccino di acqua magari fino a quando risulteranno tenere. In accompagnamento a queste melanzane ci sarà una salsiccia rosolata, io ho usato una salsiccia qua locale, insomma sgranata e rosolata con un goccino di olio, che così risulta bella croccantina, comunque potete usare la salsiccia che preferite, e del formaggio, una caciotta andrà benissimo, insomma fondente. Il quarto ripieno, dolce, per gli amanti del dolce, e questo è veramente buono, crema di ricotta, quindi ricotta che ho sbattuto con un sbattitore elettrico o con una frusta, accompagnata con della Nutella e della granella de nocciole. Una volta che sono passate circa 2 ore di riposo dell'impasto, lo dividiamo in pezzi da circa 70 grammi l'uno e cominciamo proprio a formare un cerchio, come se facessimo delle piadine, ma poi ovviamente dovremo farcirli da crudi, quindi erbette, se volete fare quella alle erbette, pomodoro, mozzarella e origano per la versione un pochino più mediterranea, altrimenti melanzane, salsiccia e formaggio fondente per una versione più saporita e molto golosa, e poi crema di ricotta, Nutella e nocciole in granella se volete la versione dessert. Chiudiamoli bene, aiutiamoci con una spennellata di acqua per sigillare bene la mezzaluna, finite i bordi con l'aiuto anche di una forchetta per chiuderli al meglio, e poi siamo pronti per cuocerli sarebbe top avere il testo romagnolo, quello non ce l'ho, ho usato una classica padella antiaderente, fiamma abbastanza bassa perché altrimenti brucia subito, e una volta che da un lato sono dorati ovviamente li giriamo ad una certa, poi li metto in piedi proprio per cucinarli in maniera perfetta, e poi sono pronti per essere tagliati. Adesso vi faccio godere un attimino con questa musica in sottofondo. Io questi crescioni veramente li ho dorati, sono spettacolari, uno più buono dell'altro. Io spero che poi voi li facciate, e se li fate e mi taggate su Instagram o su Facebook, I'm so happy. E poi su Instagram trovate anche altre ricette che qua su YouTube non faccio, perché sono quelle super veloci, super rapide. Vi ringrazio, ringrazio tantissimo Lalla, te mando un bacione per avermi fatto imparare questa meraviglia, e noi ci vediamo molto presto ragazzi con un nuovo video. Vi lascio qua altri 2 video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto c'è il collegamento per il blog e vedere tutta la ricetta scritta, tutti i ripieni e poi anche altre ricette che ci sono su. Noi ci vediamo, adesso lo dico proprio con una vena romagnola, provo, non prendetemi troppo in giro, noi ci vediamo alla prossima, ma sì, è stato molto molto bello, grazie, 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 lo dicono proprio in un modo, grazie, grazie.